Buongiorno a tutti e a tutte. È uscito il concorso per dirigenti tecnici. Vediamo chi può partecipare. Possono partecipare i dirigenti scolastici, il personale docente, il personale educativo in servizio presso istituzioni statali. Questi soggetti devono però possedere determinati requisiti. Innanzitutto, devono aver superato l'anno di prova. Devono avere anche un'anzianità di servizio di almeno 10 anni effettivi. Devono possedere una laurea magistrale, una laurea specialistica oppure una laurea vecchio ordinamento, altresì possono avere un diploma accademico di secondo livello o un diploma accademico del vecchio ordinamento. I posti messi a bando sono 145, la scadenza delle domande è fissata per il 23 gennaio del 2025 alle ore 18 e la domanda da compilare è disponibile presso il sito www.reclutamento.istruzione.it. Andiamo a inserire il link all'interno della barra di ricerca del browser e effettuiamo l'accesso. Possiamo effettuare l'accesso tramite lo SPID. Una volta effettuato l'accesso, ci apparirà questa schermata con in alto la domanda per il concorso dei 145 posti per dirigenti tecnici. Andiamo a cliccare su La tua domanda e ci apparirà una schermata di riepilogo. Io avevo già iniziato a compilare la domanda, devo soltanto modificarla. Ci viene subito dato un indice con tutte le parti che dovremo compilare. Iniziamo dalla numero 1, dichiarazione di responsabilità e trattamento dei dati personali. Dobbiamo spuntare tutte le caselle che troviamo, poi salvare e proseguire. Nel caso volessimo creare prima una bozza della domanda, possiamo semplicemente cliccare su Successiva e ci apparirà la pagina successiva, ovvero i dati anagrafici e i recapiti. Sono già informazioni precompilate. Dobbiamo soltanto inserire la residenza, quindi inseriamo la nostra residenza con i nostri dati, il comune, l'indirizzo, il numero civico e il codice d'avviamento postale. Se abbiamo un domicilio diverso dalla residenza, dovremo compilare anche la sezione dedicata al domicilio. Dovremmo indicare altresì i recapiti telefonici, la posta ordinaria e l'indirizzo di posta PEC. Dobbiamo indicare di essere iscritti nelle liste elettorali del nostro comune, quindi specifichiamo poi il comune di residenza, e di godere dei diritti civili e politici. Dobbiamo inserire anche gli estremi di un documento. La piattaforma ci dà tre possibilità: carta d'identità, passaporto e patente di guida. E dobbiamo inserire i dati del nostro documento, dunque il numero del documento, l'autorità che ha rilasciato il comune, quindi o la questura nel caso di passaporto, la motorizzazione in caso di patente, oppure il comune in caso di carta d'identità, e la data del rilascio. Anche in questo caso possiamo salvare e proseguire, oppure cliccare su Successiva. Ci vengono subito chiesti i requisiti di ammissione. Noi dobbiamo indicare di essere in una posizione o di dirigente scolastico oppure di personale docente ed educativo. Dobbiamo inserire quali sono i dati dell'istituzione scolastica di nostra titolarità, scegliendo la regione, la provincia, il comune e inserendo il codice meccanografico o comunque potendo andare a selezionare la nostra scuola all'interno del menu a tendina. Se non troviamo la nostra titolarità, possiamo cliccare su altro e specificarlo nella barra che troviamo qui in basso. Ci verranno poi forniti i dati del nostro fascicolo del docente, nel quale noi dobbiamo confermare la posizione che viene rilevata in automatico dalla piattaforma. Ci verrà fornita un riepilogo dei nostri servizi. Dovremo poi spuntare nuovamente che i dati sono veritieri e,
Se noi abbiamo chiesto durante la nostra carriera scolastica dei permessi non retribuiti, dovremmo indicarli nella barra che ci appare in basso a questo specchietto. Nel caso invece non avessimo mai usufruito di permessi con interruzione di servizio, basterà cliccare su no. Proseguiamo con la nostra domanda e ci vengono chiesti quali sono i nostri titoli di studio. Noi clicchiamo la tipologia richiesta, ripetiamo laurea magistrale, laurea specialistica, diploma di laurea vecchio ordinamento, quindi quadriennale, diploma accademico di secondo livello oppure diploma accademico vecchio ordinamento, la denominazione della nostra laurea e dove abbiamo conseguito il titolo. Quindi università italiana, dovremmo indicare qual è l'università in cui abbiamo conseguito il suo di studio, il luogo di conseguimento e la data di conseguimento. Nel caso del conseguimento del titolo di studio presso una istituzione estera, ci verrà richiesto lo stesso identico passaggio, quindi il nome dell'università, il luogo di conseguimento, la data di conseguimento e poi dovremo anche indicare se il titolo di studio è stato riconosciuto equipollente o equivalente oppure se è stata avviata la procedura di equipollenza o equivalenza. Nel caso in cui il nostro titolo sia già stato riconosciuto equipollente o equivalente, dovremmo indicare gli estremi e scrivere quali sono gli estremi del provvedimento del riconoscimento di equipollenza. Proseguiamo con la nostra domanda e ci vengono chiesti ulteriori titoli valutabili. In questo caso ci viene chiesta un'ulteriore laurea del medesimo livello della precedente con la quale stiamo accedendo a questo concorso. Basterà cliccare su Aggiungi e ci apparirà lo stesso identico specchietto che abbiamo compilato poc'anzi. La laurea in questo caso vale un punto per ciascun titolo, quindi una laurea aggiuntiva vale un punto. Nel caso noi avessimo un dottorato di ricerca o un diploma di perfezionamento, il procedimento è identico. Clicchiamo su dottorato di ricerca che vale 2 punti per titolo e indichiamo quali sono gli estremi del nostro titolo di studi. Lo stesso per diplomi di specializzazione, anche in questo caso valgono un punto e dobbiamo proseguire compilando la domanda con quanto ci viene richiesto, quindi denominazione del titolo di studio e dove noi abbiamo conseguito questo titolo. Vengono valutati anche i master universitari di primo livello di 60 CFU, valgono 0,65 punti e come abbiamo fatto con gli altri titoli, indichiamo gli estremi del titolo di studi. Vengono valutati anche i master universitari di secondo livello, sempre corrispondente a 60 CFU e vengono valutati 0,75 punti. In ultimo, noi possiamo inserire anche una laurea triennale che non abbia dato accesso alla laurea magistrale o alla laurea specialistica con la quale ci stiamo iscrivendo al concorso. In questo caso, compileremo lo specchietto come ci viene richiesto e il titolo vale 0,85 punti. Una volta che abbiamo finito di compilare questa sezione, possiamo proseguire e ci vengono chiesti altri titoli valutabili. Nel caso noi avessimo questi titoli qua, ad esempio incarico in qualità di coordinatore o di esperto di nucleo di valutazione esterna, quindi il NEV, andremo a indicarlo. Quindi indichiamo quale di questi due incarichi abbiamo ricoperto, quindi coordinatore del NEV oppure esperto del NEV, e inseriamo tutti i dati che ci vengono richiesti. Possiamo valutare anche ulteriori anni di servizio oltre i 10 che abbiamo inserito per il requisito d'accesso. Basterà cliccare su Aggiungi, selezionare il ruolo di appartenenza per lo specifico anno di servizio, quindi dirigente scolastico oppure personale docente educativo, selezionare in quale amministrazione e compilare la domanda così come ci viene richiesto. Nel caso di più anni scolastici nella medesima struttura, noi dobbiamo inserire ogni anno distintamente, quindi ad esempio 2000, 2001 e successivamente 2001, 2002 e così via. Dobbiamo poi cliccare sulla dichiarazione del servizio effettivamente svolto per almeno 180 giorni, salvare e poi andare avanti con la nostra domanda. Possiamo inserire anche come titoli aggiuntivi
gli incarichi dirigenziali di seconda fascia, conferiti per la direzione di uffici dirigenziali non generali, anche in questo caso cliccheremo su Aggiungi e inseriremo i dati che ci vengono richiesti. Possiamo inserire anche l'incarico dirigenziale di seconda fascia, conferito per lo svolgimento delle funzioni del dirigente tecnico con funzioni ispettive, e cliccando su Aggiungi ci apparirà la medesima schermata che abbiamo visto poco prima. Infine, possiamo anche inserire le reggenze, se noi abbiamo avuto le reggenze, sempre cliccando sul tasto Aggiungi ci vengono chieste gli estremi del nostro anno scolastico in qualità di reggente. Proseguiamo adesso con la nostra domanda e dobbiamo compilare la parte relativa alle dichiarazioni. Sono dichiarazioni obbligatorie, quindi noi dobbiamo obbligatoriamente spuntarle. Quindi dobbiamo spuntare le prime quattro dichiarazioni, perché sono dati obbligatori da possedere. Dobbiamo indicare se abbiamo avuto o meno condanne penali che siano passate in giudicato, oppure di avere in corso procedimenti, sempre penali. Dobbiamo indicare se siamo in posizione regolare nei confronti del servizio di leva, dunque sì, se abbiamo effettuato la leva obbligatoria, oppure non tenuto se per legge non eravamo tenuti a espletare il servizio di leva. Indichiamo poi la regione per la quale noi vogliamo partecipare alla prova preselettiva e poi vediamo la riserva di quell'articolo 12. Ci viene chiesto se vogliamo concorrere per i posti riservati ai soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso che hanno ottenuto l'incarico di dirigente tecnico ai sensi dell'articolo 19,5 bis, 6 del testo unico del pubblico impiego e hanno svolto relative funzioni ispettive per almeno 3 anni entro il termine di presentazione della domanda. Quindi se noi possediamo questa riserva, cliccheremo sulla prima dichiarazione oppure sulla seconda dichiarazione. Abbiamo poi da compilare le possibili preferenze, quindi sono le preferenze solite di ogni concorso pubblico. Dobbiamo dichiarare se siamo beneficiari della legge 104 del 92, che ci darà diritto all'esonero della prova preselettiva, e possiamo inoltre chiedere gli ausili se siamo in possesso di certificazione 104 e andremo a indicare quali ausili richiediamo. Viene richiesto di allegare anche una documentazione, oppure abbiamo 15 giorni di tempo successiva alla scadenza del termine della domanda, quindi oltre il 23 gennaio abbiamo ulteriori 15 giorni per poter allegare la documentazione che attesti che abbiamo effettivamente diritto agli ausili che stiamo richiedendo. Inoltre, possiamo richiedere tempi aggiuntivi. Nel caso fossimo in diritto di poter richiedere tempi aggiuntivi, anche in questo caso dobbiamo allegare alla domanda la documentazione richiesta. Una volta che abbiamo finito, dovremo cliccare su Salva e Verifica e dovremo verificare che tutti i nostri dati siano effettivamente inseriti in maniera corretta. Potremo tornare nel cruscotto, potremo verificare e dovremo effettuare il pagamento. Successivamente cliccheremo sul tasto invia e la nostra domanda verrà automaticamente inviata. Ci arriverà un'email con numero di protocollo e la domanda verrà inviata all'amministrazione centrale per permetterci di partecipare al concorso. Grazie per l'attenzione e buona giornata.